Salve ragazzi e benvenuti nel mio canale, nel canale di Mr. Quality. Non vi scordate di iscrivervi al canale, pollice in su. Vi volevo parlare delle apparenze. Che cosa sono le apparenze per voi? Ve lo spiego io quello che voglio dire io più che altro. Ci sono tanti tipi di apparenze. Io parlo l'apparenza, quella comune, quella dove noi viviamo, quella della società più che altro. Io queste cose le ho notate, sapete perché? Ora vi spiego, perché siccome ho viaggiato nella vita, sono andato in giro per il mondo, quindi ho abitato in altre nazioni, ho lavorato in altre nazioni, quindi uscendo da qui, specie per tanti anni, poi ti rendi conto quello che facevi, come vivevi, capite? Comunque, qui in Italia si vive di apparenza, che è una cosa che a me dà fastidio, che purtroppo mi ci sono dovuto riabituare anche io, perché la stessa cosa, ora vi spiego una cosa, cioè uno qua non si può vestire come vuole, perché viene giudicato dalla gente, la gente ti giudica, quindi qua non vedrai mai una persona, oppure sì, si vede, non si vede, ma li puoi contare su una mano, cioè sono veramente pochi. Cioè, qua si va di apparenza, cioè bisogna essere vestiti in un modo, se no vieni giudicato. Che cos'è l'apparenza più che altro? Quella che mi dà più fastidio è una. Io posso capire che uno, guarda, dice, c'ho i soldi, sto bene, non mi manca niente, dice, va bene così. Posso avere una macchina buona, posso avere un telefono da 2000 euro, che ne so, posso avere un orologio da 30-40 mila euro, tutte queste cose qua, vestiti firmati, però uno che si comporta così, almeno dice, quando va a casa, dice, si pensa, si suppone più che altro che faccia la stessa vita, più che altro, invece no, qua lo fanno apposta, specie dove vivo io. Qua vivono per farsi vedere dagli altri, cioè se escono 2 o 3 volte a settimana, ma non so il numero preciso delle uscite, sono tutte uscite mirate, uscite per farsi notare, per far vedere alle persone, più che altro, per dimostrare che loro hanno soldi. E io ci andrei a casa, perché mi è successo, a casa di queste persone, che non hanno niente, cioè non accendono nemmeno la luce. Ti comincia a dire spegni la luce che dici che risparmiamo sulla bolletta. Mangiano pane e cipolla, per dire. Però quando escono fuori sono sempre ben vestiti, quindi la gente si fa un'idea sbagliata anche. Questo è il vivere di apparenze. A me è capitato anche in altri posti, altre nazioni, di vedere persone vestite come dici, ma c'è sempre quella mentalità nostra italiana, dici, questo non c'ha da dire, questo è un morto di fame, quello era un milionario, era altro che morto di fame, perché non tutti sono persone che si vogliono mettere in mostra, che devono far vedere, si devono, che poi io c'ho paura quando vedo questi personaggi così ben vestiti, ti viene proprio il dubbio, a me viene a dire, ma è tutto oro quello che luccica? Oppure è il solito, poi a casa spegne la luce, la solita storiella. Uno deve, io penso così, deve vivere la vita come la vuole vivere, senza pensare a quello che pensa quello, a quello che pensa quell'altro. Poi non tutti ci possiamo permettere queste cose, non tutti possiamo avere un Rolex addosso, oppure avere 2-3 mila euro di vestiti, cioè uno deve andare a rubare, specie nella situazione in cui siamo oggi, non è che è facile, non è facile nemmeno fare 1000 euro al mese oggi come oggi, è una cosa difficile. Ragazzi, il consiglio che ho, specie ai giovani, non pensate a queste cose, la moda, la cosa, sì, vestitevi bene, vestitevi puliti, come si dice, per cosa la pulizia, l'igiene, sono le prime cose, ma l'abito non fa il monaco, ok? Bisogna guardare la persona per quello che è dentro, non per quello che è fuori, ok? Questo è il mio consiglio per i giovani. Come
Comunque, chiudo qui questo vlog. Grazie per aver dedicato un minuto, 5 minuti di tempo della vostra giornata per seguire me. E niente, ragazzi, alla prossima. Un abbraccio da Mister.